Dal nord al sud, 180 comitati cittadini si danno appuntamento a Montecitorio. Io rappresento Manta Wilderness, sapete, un'associazione alpinistica che si batte per la tutela delle montagne. C'è un consumo di suolo di 8 metri quadri al secondo in Italia. Negli ultimi 20 anni ci siamo mangiati intere regioni di suolo. Per protestare contro il decreto legge che sblocca i lavori per le infrastrutture, le opere pubbliche, trivellazioni, inceneritori. Noi siamo il popolo del sì, della corretta gestione dei rifiuti, della difesa del territorio. Voi siete una famiglia, marito, moglie e due figli, da dove venite? Da Palazzo San Gervasio in Potenza, Basilicata. Se vogliono fare il termodinamico, che è una cosa mostruosa per noi. Su 47.000 ettari di terra è proprio ricerca petrolifera chiamata Palazzo San Gervasio. Abbiamo fatto un pullman di mamme. Andatelo a chiedere agli amici lucani le loro produzioni, il vino, l'olio della Lucania, che fine ha fatto? Si valorizzi l'enogastronomia, perché noi abbiamo un retroterra molto agricolo. E non hanno nulla da imparare con le esperienze di Genova, la Sicilia, la Liguria. Ci sono problemi molto chiari e molto precisi che riguardano la tutela della salute e la tutela dell'ambiente. Tutto questo non deve significare rinuncia ad agire nelle direzioni possibili. Io penso, questa è la mia posizione, che bisogna utilizzare gli strumenti della scienza e della tecnica per migliorare le condizioni di vita della gente, e per fare ciò occorre generare ricchezza da distribuire, creare lavoro. Insorgono i cittadini che difendono il suolo e i mari. Qui a Roma, ma come in tantissime altre città, ci ritroviamo peraltro degli edifici pubblici, delle aree pubbliche abbandonate, e si vuole continuare a costruire. Noi siamo qui per questo e per molte altre ragioni.